Sì, il presidente Letta ha esposto un programma impegnativo con le priorità corrette, le priorità vere, quelle che l'Italia affronta, quindi il lavoro innanzitutto, il lavoro dei giovani in particolare e poi il sostegno alle imprese attraverso interventi fiscali, l'allentamento del patto di stabilità interno per i comuni. Ha affrontato bene il drammatico problema dei lavoratori esodati e del sistema pensionistico. E non meno importante il capitolo delle riforme costituzionali e della legge elettorale, per il quale ha fissato una scadenza chiara, 18 mesi per verificare la situazione, l'avanzamento dei lavori, con una indicazione chiara al Parlamento che senza progressi il governo terminerebbe se tra 18 mesi non ci fossero progressi sufficienti. Quindi mi pare che ci siano le premesse. Per lavorare bene, bisogna stare attenti perché a mio avviso gli interventi sul quale il governo si è impegnato richiedono risorse che non possono essere recuperate attraverso un'ennesima manovra di finanza pubblica. Va rinegoziato con la Commissione europea il percorso di rientro dal deficit e dal debito pubblico perché altrimenti noi saremo costretti a colpire il Paese con un'ulteriore manovra già nelle prossime settimane e credo che questo sia, oltre che profondamente iniquo, anche deleterio sia per l'economia sia per gli obiettivi di finanza pubblica.